Ciao a tutti gli amici del Milano Latin Festival, io sono Paola Romina. E io sono Emanuele Febra e oggi abbiamo qui al Latin Factor gli artisti Better King e Cori RD. Benvenuti! Oggi venite anche a volare, por aquí Better King en la casa con Cori RD, el animal produciendo. Peter, sei uno degli artisti più popolari qui del movimento urbano in Italia. Raccontaci un po' i tuoi inizi e il tuo ultimo singolo. Grazie papà Dio. Bueno, io ho iniziato, non mi ricordo, tre anni fa, molto tardi rispetto all'età che ho. Tre anni fa forse, o quattro, non mi ricordo. E avevamo iniziato, come ho già detto altre volte, con una canzone che è diventata abbastanza virale, ti parlo per quanto riguarda in zona, poi la gente è presa bene. E poi per farla breve fino ad arrivare a oggi, che siamo usciti, qual è l'ultima uscita nostra? Con The Squid, fino all'uscita di The Squid, 5000 che siamo usciti poco fa, e Pami che sta per uscire tra poco. Fantastico. Sì, ragazzi, allora noi vorremmo, essendo che voi siete degli artisti che rappresentate la nuova generazione, che rappresentate i nuovi artisti che ha l'Italia, io vorrei sapere che cosa ne pensate dell'evento Latin Factor. Bueno, mi gente, io contentissimo, soprattutto per l'opportunità, per l'occasione, il fatto che ci hanno richiamato, ci hanno dato due date quest'anno, quindi vuol dire che le cose che stiamo facendo stanno cambiando le carte in tavola, perché fino a qualche anno fa era impensabile, inimmaginabile che ci fossero degli artisti di reggaeton, diciamo emergenti, a cantare sopra un palco dove canta Ozuna, J Balvin, sì, l'Alfa, certo, tutta quella gente lì. Un palco molto prestigioso. Claro, quindi vuol dire che dobbiamo continuare così e cambiare le carte. Bene, noi comunque siamo contenti di ascoltare sempre nuovi talenti e soprattutto di vedere anche il feeling che avete con il pubblico che ormai è un mix tra latini, italiani, e incantate tutti con la vostra musica. No, contentissimo di come ha reagito il pubblico quando sono salito sul palco, quando Cori è partito, felicissimo. Ragazzi, noi vi ringraziamo per averci dato l'opportunità di questa intervista. Veramente grazie, grazie a voi. Grazie davvero. Anche della partecipazione qui al Latin Factor. Assolutamente. Grazie ragazzi, a voi. Questo è stato tutto per oggi e noi ci vediamo alla prossima. Qui. Ciao!